L'ingegnere Massimo D'Aiuto è amministratore delegato della Simest, la finanziaria del Ministero dello Sviluppo Economico, che si occupa di affiancare gli imprenditori italiani nei loro investimenti all'estero e in generale nella loro attività di internazionalizzazione. Quest'anno è per l'economia mondiale, ma anche per la nostra, un anno veramente difficile. Le ultime cifre ci parlano di un prodotto interno lordo italiano che potrebbe terminare con un meno 5% rispetto all'anno scorso. Dall'osservatorio della Simest, come valuta l'attività delle imprese all'estero sui mercati internazionali in termini di reazione a questa crisi e addirittura di come dire, intercettazione delle opportunità che la crisi contiene? C'è una grande vivacità, soprattutto della fetta più importante delle aziende, quella che si sviluppa anche con l'internazionalizzazione, quindi in Italia e all'estero. Sono circa 5.000 aziende che noi affianchiamo tra investimenti e finanziamenti e stiamo vedendo questa grande reattività che ci porta anche a noi ad incrementare tutto quello che sono le nostre diverse linee di attività. Mi riferisco per esempio all'export credit, l'esportazione di beni strumentali, nonostante la situazione critica, si sta incrementando. Noi abbiamo avuto nei primi 6 mesi di quest'anno già finanziamenti per oltre 3 miliardi di euro di esportazione di beni strumentali. Questo cosa significa? Non che stiano aumentando le esportazioni di beni strumentali in assoluto, ma che lo strumento è più importante e che le aziende comunque cercano di portare fuori queste macchinari, impianti, aerei, elicotteri, componentistica aeronautica. Sul piano invece degli investimenti la situazione è molto vivace, cioè le aziende cosa stanno facendo? Hanno capito che la turbolenza, le crisi non vanno sprecate, come qualcuno ha giustamente enfatizzato, non possiamo permettere di sprecare una crisi e quindi cercano di conquistare posizioni sui mercati che ancora reggono. Vedi, e ci sono, perché Cina, India, Brasile, soprattutto sono, e anche i paesi del Golfo sono ancora in espansione. Non solo, ma anche sui mercati maturi cercano di cogliere le opportunità. Ecco che noi ci troviamo ad operare sia sugli Stati Uniti su delle acquisizioni importanti, ma anche sulla parte dell'Europa centro-orientale, soprattutto in Russia, dove stiamo facendo tanti, realizzando tanti progetti. Tra i mercati emergenti, i famosi mercati del BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, la Russia è particolarmente vicina al nostro paese per una tradizione pluridecennale e anche per i buoni rapporti tra i due governi, tra i leader dei due paesi. Come state muovendovi in Russia e come vedete agire le imprese italiane? Sulla Russia noi abbiamo un forte sviluppo delle attività. Devo dire che grazie anche al forte impulso che ha dato il ministro Scajola, ministro dello sviluppo economico, che è il nostro azionista di maggioranza, la missione di sistema che è stata fatta in Russia proprio quest'anno ha dato ulteriore impulso a tutte le attività nel paese. In questo senso noi abbiamo avuto nuovi progetti, per esempio nell'agroalimentare con la Colussi, una bellissima attività che vedrà non solo lo sviluppo dei prodotti che tipicamente ha Colussi, pasta, dolci, ma anche potrà essere tramite l'acquisizione dell'Interlink una grande opportunità per veicolare altri prodotti del gusto italiano. Quindi questo ritengo sia emblematico come tipo di iniziativa, ma naturalmente noi siamo entrati nel progetto Sukhoi insieme all'Alenia Aeronautica, è un velivolo che verrà fabbricato in collaborazione tra l'Alenia Aeronautica e naturalmente i partner russi. Avrà un mercato già captive molto importante perché la Russia è ancora il paese più esteso del mondo e quindi i trasporti aerei saranno sempre più importanti. E naturalmente ci si augura che abbia anche un mercato negli altri paesi del mondo. Bene, ci vediamo fra qualche minuto ancora qui con Italplanet. Le Camere di Commercio italiane all'estero sono associazioni di imprenditori e professionisti italiani ed esteri nate e sviluppatesi oltre un secolo fa nei luoghi di maggiore presenza italiana. Fortemente radicate sui territori esteri e riconosciute dal governo italiano quale parte integrante del sistema della promotion pubblica a sostegno del Made in Italy, le CCIE sono un partner di primissimo riferimento per le imprese che intendono attuare la propria strategia di internazionalizzazione.
le Camere valorizzano il patrimonio economico-culturale dell'Italia attraverso iniziative promozionali nei settori trainanti del Made in Italy e in quelli più innovativi. Diffondono la tradizione e il saper fare dei territori d'origine per la tutela della loro tipicità. Rispondono alla domanda di servizi che le imprese pongono. Orientamento strategico al paese, supporto operativo per l'inserimento delle imprese sui mercati, assistenza per ricerca di nuovi sbocchi, sviluppo di azioni di marketing territoriale, individuazione dei migliori partner. Sono le principali attività che, in raccordo con le direttive del Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere realizzano e a cui si rivolgono oltre 200.000 imprese annualmente per affermare e rafforzare la propria posizione sui mercati esteri. Le Camere di Commercio italiane nel mondo sono una rete di professionalità originali. La loro esperienza e competenza fanno sì che il dialogo con l'impresa si svolga in un clima di fiducia e nel quadro di relazioni con le business community estere che le Camere hanno saputo consolidare negli anni. Gruppo Italplanet, per comunicare l'Italia nel mondo. Ampiamente riconosciuto a livello internazionale, il brand Italplanet identifica tutte le attività promozionali ed informazione a tutto campo del sistema Italia nel mondo. Tra stampa e multimedialità, la rivista E Italia, definita dalla stampa estera la bandiera dell'informazione italiana nel mondo. L'importanza dell'informazione per la promozione dell'Italia nel mondo. L'innegabile necessità di realizzare in forma unitaria la promozione dell'immagine del Made in Italy nella logica del mercato globalizzato e basato primariamente sull'informazione. La carta stampata e internet crescono a ritmo impressionante, rivolgendosi ad una nuova total audience, ormai abituata ad informarsi su una testata e attraverso i suoi media disponibili. In questa vasta community l'informazione deve sempre più mostrarsi capace di dialogare con la business community, con un modello di informazione di servizio, in grado di sostenere il business sempre più globale. Con Italplanet e i suoi strumenti di comunicazione, questa informazione diventa business. La puntata Italplanet su T-Shat, canale Sky 901. Informare per competere. Come difendere ed esportare il Made in Italy nel mondo. E Italia ed Asso Camere Estero insieme per raccordare l'informazione delle Camere di Commercio italiane all'estero e del mondo imprenditoriale italiano, in collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, con le ambasciate, i consolati e Union Camere. Dal 2005 una storia di successo editoriale. Dopo gli speciali paesi pubblicati dal 2005 ad oggi, in questa prima puntata lo speciale Russia. Nei prossimi appuntamenti USA, Mediterraneo, Brasile, Germania, India, Cina. Gli speciali paesi di E Italia sono pubblicati in abbinata con il Sole 24 Ore.